Eccovi qua, signori e signori. Bene, è arrivato il momento che tutti, si spera, stavate aspettando. Vi ringraziamo innanzitutto per aver votato il nome del prossimo pay-per-view. E fra le tante proposte abbiamo scelto Game of Tubes. Ah, davvero un gran bel nome, cazzù. E a proposito del pay-per-view, sono lieto di annunciare un entusiasmante match, una battle royale a 6 uomini, dove i contendenti se le daranno di santa ragione finché non ne rimarrà solo uno. Lo so, siete eccitate l'idea, eh? 5 dei partecipanti sono già stati scelti, ma per l'ultimo ancora qualche dubbio. Ah, vorrà dire che sarà il ring a decidere. Un match fra la new entry, Favi J, e quella sottospecie di wrestler di Simone Fancazzista. Il vincitore completerà la lista dei partecipanti alla Battle Royale del Game of Tubes. Rimanete con noi e buon proseguimento di serata a tutti! Wow wow wow, amici appassionati di wrestling, benvenuti alla nuova puntata di Monday Night Call. Il nostro general manager ha appena annunciato una Battle Royale, sapete chi amano le Battle Royale? Beh, dipende, a me fanno un po' schifo, però dai. Però Favi J e Simone Fancazzista sembrano, insomma, mi gasano questi. Quindi abbiamo Favi J contro Simone Fancazzista e chi vince andrà in questa Battle Royale. No, no, devi pronunciarlo bene, Simon. È vero, Simon, perché è un po' anglofono. Ho detto anche l'uomo imbarazzante. Ma sei Favi J, dai. Comincia il match, attenzione, attenzione. Te lo giuro, Favi J è denutrito. È anche basso. Proveniente dal sud-est. È basso e denutrito. Dal sud-est. E la Battle Royale sarà valida per che cosa? E il vincitore della Battle Royale andrà per il titolo WWT il Monday Night Code dopo il pay-per-view. Ah, vabbè. Quindi forse Favi J. Comunque Favi J non è denutrito, ma viene dal sud-est Africa. Sud-est. Più precisamente dalla città di San Paolo in Brasile. Che è ovviamente in sud-est Africa, mi sembra giusto, ok, avevo due no, in geografia. È perché lì devi essere piccolo e scattante. Non era vicino a Verona, tipo. Comunque, intanto che ho fatto i coglioni, Simone sta dominando il match. La prima mossa Gronchi, la prima mossa di Favi J. Devi sempre buffare, certo, scusa. Però la prima mossa che ho fatto, non ho fatto altre mosse. Lo lancia all'angolo, grande Favi J, alto 1,20 m. Sbaglia con pugno, attenzione. Sbaglia un pugno, però Dropic lo becca. Ginocchiata, liscio, clamoroso, clinch. Il suo stile di combattimento di Favi J sembra più da strada, tipo... No, cos'è? Stunner riguardato. Bellissimo stunner, Simone. Stazione. E lo rialza in modo imbarazzante. Ma che cos'è? Ma la trombetta! Ma che schifo. Ora prende, spia. Ma ne fa una. Un'altra stunner. È finito. Lo rialza ancora in modo bruttissimo. No, cioè solo per questo merita l'ergastolo. Boom, finita. Il cobra fuori. Non ha tirato fuori niente. L'ha tirato fuori. Bruttissimo da dire, l'ha tirato fuori. Però come nel cavaliere lui. Poi lo rimette dentro. Uno, due e tre. Vince col cobra che non c'è. Simone si qualifica per questa Battle Royale. Favi J inconcludente. Favi J inconcludente. Ma vorrei vedere te col jet lag che viene dal Brasile. Perché col jet lag? Ed eccoci giunti al secondo match della nostra entusiasmante serata. Un match che vede un anticipo, diciamo, del match per il titolo di coppia del nostro pay-per-view. Però è un singolo. Sì, e chi combatteva dei due? Yotobi, vero? Abbiamo Yotobi, esatto, accompagnato Yotobi dal nostro bellissimo... Tizio qualunque. Bellissimo, qualunque. E abbiamo Will Wash e Frank Matano, new ent della scorsa settimana. Insieme al nostro Favi J, sono arrivati in mille la scorsa settimana. Beh, in tre, cazzo, in mille. In tre dopo mesi che ci non arrivava nessuno e scopriamo che combatte Will Wash. Vola secondo me ginocchiata Matano comincia, grande Matano, uccidi e subito questo German suplex a fatichissima, fatto fatica, si è cagato addosso, ma gli è venuto un erine da qualche parte, ha già la felpa marrone apposta, prova l'enzeguri liscio ancora ginocchiata, l'unica mossa di Yotobi, la ginocchiata. Spinebuster, è finita, beh, distrutto. 1, 2, 3 ci ha messo la manina. Matano, vergogna, Matano. La mano di Dios. Con la mano di Dios. Il piede di Dios. Attenzione. Attenzione, questi due si picchiano all'angolo. L'altro è riuscito. Matano sta pensando a come ladrare in questo caso. Yotobi gliene dà l'occasione, però. Ancora, vabbè, ma ancora. Yotobi ciula, però, Frank in tambiene. Ma perché il tizio qualunque non va a picchiare Matano? Perché è un bravo tizio. Attenzione, Whisper in the Wind! Finita. Mossa incredibile, avrei invece finita. Uno, due. Questo era un 3, meritava un 3. La leggenda narra che dopo 3 è Whisper in the Wind. La canzone di Skillet.
quella, va bene, va bene. E lo rialza. Io Toby sembra casato. Comunque Willow sta facendo delle mosse clamorose. Pronti. Mosse clamorose. Ciccio Slam. La Ciccio Slam. La Ciccio Slam di Yotobi. Io voglio sapere chi l'ha chiamata Ciccio Slam. Dopo fu l'altra settimana. Vergogna. La Ciccio Slam. Finita, vabbè, finita. Uno, due e tre. Però Willow ci ha sorpreso. Si chiama Ciccio Slam perché il pubblico aveva messo nomi fighi. Però fu l'altra Ciccio Slam. Intanto la grafica ci ricorda il nostro main event della serata tra il nostro Farenzio contro il dottore in un Extreme Rules dopo la vittoria di Farenz la scorsa settimana in un table match. No, perché ci sta. Pensateci un attimo, se mettiamo una cagata in fondo a ogni video, la gente lo guarda.